A Ragusa non si placano le polemiche sulla paventata e temporanea chiusura del reparto di malattie infettive del nosocomio ragusano, sede della struttura complessa che per il periodo estivo dovrebbe essere trasferita a Modica, sede della struttura semplice per una grave carenza di personale. L'amministrazione comunale non ci sta e oggi nella sala giunta del comune si è tenuta una conferenza stampa indetta dal primo cittadino Federico Piccitto, che vuole vederci chiaro sulla vicenda. Sarebbero state giornate turbolente anche alla Spesetta dopo che il manager Ricò ha divulgato una nota in cui chiedeva la disponibilità al personale infermieristico del reparto di malattie infettive di starlo al civile a Ragusa al trasferimento a Modica per il periodo estivo. Il sindaco Piccitto ha preso la notizia della chiusura, seppur annunciata come temporanea nella nota inviata sabato dallo stesso manager, ha diffidato la direzione generale dell'ASPI e ha attonato affinché questo provvedimento venisse bloccato immediatamente, anche alla luce di una sentenza del TAR di Catania del 17 maggio di quest'anno che sanciva l'allocazione di malattie infettive a Ragusa. L'avviso che ha fatto sul spostamento di malattie infettive non prevede nessuna temporaneità, ma di fatto veniva motivato come uno spostamento a Modica di malattie infettive. Questo non è previsto in nessuno dei né nelle linee guida del DM Balduzzi, che dice tutt'altro, né negli atti della giunta regionale che sono stati fatti successivamente. Quindi siamo in un contesto nel quale vengono gli atti, dicono una cosa e poi l'azienda sanitaria opera in maniera diversa, ma anche l'ello regionale poi operano in maniera diversa. Quindi è una fase di grande confusione dove l'unica via maestra ce la continua a dettare il TAR, a cui ricorriamo e continuiamo a muoverci su questo, ma non abbiamo fatto fino ad ora. Tesi opposta è quella del manager, il quale scrive che non con medesima sentenza il TAR ha sancito l'infondatezza del ricorso e ribadisce la chiusura temporanea per il periodo estivo. La posizione aziendale io credo di averla illustrata dettagliatamente nel comunicato, quindi spero che questo sia sufficientemente chiarificatore sia per il sindaco che per gli ascoltatori. Abbiamo scritto tutto, credo che possa essere chiaro quello che abbiamo scritto.